Benvenuti alla prima edizione di Industrial Automation Week, la settimana di webinar completamente dedicati al mercato dell'automazione in Italia. Industrial Automation Week è organizzata da Team Global Media e nasce dall'esperienza di Yen Italia, da oltre 20 anni punto di riferimento nel mondo della progettazione e dell'ingegnerizzazione in ambito industriale. Automazione come l'insieme dei processi e delle soluzioni atte a ridurre l'intervento umano, un concetto che nasce nella prima rivoluzione industriale, ma che si concretizza ulteriormente con la catena di montaggio Ford e trova un termine proprio a partire dagli anni 50 e 60. Oggi però il concetto rischia di perdere significato e di risultare superato se non si affianca a quell'industria 4.0 di cui sentiamo tanto parlare e che ci fornisce, in armonizzazione proprio con l'automazione, la creazione di un vero e proprio ecosistema che ottimizza la machine technology con la human technology, portandoci dritti nella quarta rivoluzione industriale. Quarta rivoluzione industriale che nasce proprio nella culla dell'automazione mondiale, cioè a Hannover Messe, da una crisi, quella del 2008, che rende quanto mai attuale e di buon auspicio la citazione di un personaggio che non necessita di presentazione alcuna. E proprio così entriamo nel vivo dell'agenda della nostra settimana, che si aprirà tra pochi minuti alle 12 con il nostro ospite Massimo Temporelli, personaggio noto della scienza, del web e della TV, oltre che dell'automazione, e che ci proverà a ispirare raccontando alla sua maniera proprio la rivoluzione tecnologica. Per assistere a questo e a tutti gli altri interventi vi ricordo che è necessario iscriversi gratuitamente tramite il link che trovate in descrizione. Proseguendo con l'agenda, domani 20 aprile riprendiamo alle 11.30 con il webinar a cura di Smart Robots, nel quale Roberto Rossi e Francesco Riva ci racconteranno e mostreranno un sistema di visione innovativo che permette, inserendosi nell'ottica di Lean Manufacturing, di abbattere l'impatto dell'errore umano nelle fasi di packaging e assemblaggio. Alle 15.30 sarà il turno di IDAC, che con Paolo Pano e Luca Tibiletti ci parlerà, attraverso il racconto di casi reali, di oleodinamica 4.0 e di come l'elettroidraulica possa dare un contributo centrale all'automazione e alla meccatronica, favorendone perfino gli aspetti manutentivi. Il 21 aprile, invece, alle 11.30, tocca a Maxon. Andrea Mori ci trasporterà nel mondo della logistica 4.0 e più precisamente nell'intralogistica, presentando soluzioni altamente tecnologiche e flessibili, con un occhio anche alla sostenibilità. Nel pomeriggio, alle 15.30, Dario Branchi di Hastrup Walker ci parlerà di automatizzazione del cambio formato, grazie all'utilizzo di posizionatori con bus di campo che facilitano l'aggiornamento delle macchine e dei processi. Siamo ora al 22 aprile, quando alle 11.30 Valentina Lombardo e Mario Ruggeri di Vega, attraverso una vera e propria demo live, ci mostreranno il funzionamento della tecnologia radar e la misura di livello e pressione tramite smartphone, il tutto in ambito alimentare. Alle 15.30 Alberto Rigon di Kistler ci illustrerà soluzioni che permettono di azzerare difetti in tutte le operazioni di giunzione tra pezzi che, come sempre più spesso accade, non possono essere prodotti in un unico pezzo. Anche qui senza dimenticare la sostenibilità. A chiudere, il 23 aprile alle ore 15.30, ecco Marco Vecchio, dalla Federazione ANIE, che farà un excursus sullo stato attuale del mercato, affrontando quelle che sono le misure governative per la digitalizzazione e la ripresa. Bene, non mi resta che ringraziare gli sponsor, Hastrup Walker, IDAC, Kistler, Maxon, Smart Robots e Vega, oltre che ANIE Automazione e ANIE Energia per il loro patrocinio. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per iscrivervi alla Industrial Automation Week e sul sito www.industrialautomation-week.it tutte le informazioni utili. Il primo appuntamento è tra pochi minuti con Massimo Temporelli per inaugurare una settimana davvero da non perdere. Perché questa è Industrial Automation Week. Ovunque vuoi.